Esercizio del libro Amaldi numero 11, pagina 804. Generatore reale di FEM delta V0 incognita e resistenza interna R incognita. Sono entrambe da calcolare. La resistenza di carico è da 100 ohm. Prima si mette un amperometro da 10 ohm di resistenza interna che misura 1,1 A di corrente. Poi si toglie l'amperometro, si mette un voltmetro di resistenza interna 1000 ohm in parallelo alla R di carico, questo voltmetro misura 120 volt. Determinare i valori di FEM del generatore ideale e resistenza interna. Questo è il primo circuito, questo è il secondo circuito. In entrambi i circuiti la corrente scorre in senso antiorario, anche qua e qua. Lo si capisce dal verso in cui è disposto il generatore, che ha il polo positivo rivolto verso il basso. L'equazione del primo circuito è la terza legge di Kirchhoff, cioè la legge per una maglia, che poi è anche un unico ramo perché è attraversata tutta dalla stessa corrente. Si chiama anche legge di Ohm generalizzata perché la somma algebrica di tutti gli elementi attivi, in questo caso c'è un solo elemento attivo, il generatore, è uguale alla somma di tutte le cadute di potenziale dovute alle tre resistenze in serie, che quindi si comportano come un'unica resistenza pari alla loro somma. Quindi R più RA più R per I è la caduta di tensione complessiva. In questa equazione F e R sono le incognite, RA, R e I sono tutti valori noti. Secondo circuito. Queste due resistenze in parallelo si comportano come se fosse un'unica resistenza, il cui valore si calcola con questa formula, sostituendo, sono 90,9 ohm. Risultato ragionevole perché è minore di entrambe le resistenze poste in parallelo. L'equazione di questo circuito è sempre la seconda legge di Kirchhoff per tutto questo ramo, o meglio la terza legge di Kirchhoff per la maglia, sempre percorsa in senso antiorario, o anche la seconda legge, la prima legge di Ohm generalizzata. Elemento attivo, cadute di tensione. Con le due resistenze R e R parallelo poste in serie, quindi si sommano. Attenzione che la corrente che scorre adesso, in questo circuito, sempre in senso antiorario, è diversa dalla corrente di prima. Anzi, è maggiore, perché l'inserimento del voltmetro ha dato alla corrente la possibilità di sfruttare una seconda strada in aggiunta alla prima strada. E infatti la resistenza equivalente del parallelo è minore della resistenza iniziale da 100 ohm soli, da 100 ohm. E inoltre, anche per un altro motivo, perché non c'è più l'amperometro da 10 ohm. Quindi la resistenza complessiva del circuito adesso è circa 91 ohm più la resistenza interna del generatore, mentre invece prima era 110 ohm più la resistenza interna del generatore. Quindi questo circuito ha circa 20 ohm di meno di quest'altro iniziale. Perciò ci scorre più corrente. Questa corrente si calcola sapendo che la differenza di potenziale misurata dal voltmetro tra A e B è di 120 volt. Quindi si applica la prima legge di Ohm a questa resistenza R parallelo, 120 volt diviso 90,9 ohm, e si trova la corrente che ci passa, 1,32 ampere, che giustamente è maggiore, come dicevamo prima, di 1,1 ampere. Riscriviamo le equazioni dei due circuiti che hanno le due incognite F e R piccola, tutto il resto essendo noto. Svolgiamo queste moltiplicazioni per isolare le incognite. RI, RI' più questo pezzo qua che è noto e anche quest'altro pezzo che è noto. Infatti RA più R sono 110 ohm, la corrente è 1,1 ampere, tutto quanto questo pezzo fa 121 volt. Qua invece R parallelo per I' è proprio la differenza di potenziale misurata dal voltmetro, cioè 120 volt. Infatti R parallelo era questa, I' la corrente che ci passava verso l'alto. Ricopiamo queste due equazioni qua, avendo sostituito anche i valori noti di I e I'. Utilizziamo il metodo della riduzione, prendiamo la seconda equazione e togliamo la prima, F meno F 0, questo meno questo 0,22 A per R, che è l'incognita,
120 meno 121 meno 1 volt. Qua, come seconda equazione, ricopiamo la prima. Calcoliamo R, 4,5 ohm circa, valore ragionevole. Una resistenza interna abbastanza piccola. Sostituiamo 4,5 ohm qua e troviamo 126 volte la forza elettromotrice. Il libro Amaldi invece dava altri risultati, 14 ohm per la resistenza interna e circa 140 volte per la forza elettromotrice. Secondo me sono sbagliati, dopo vediamo meglio perché. Verifichiamo che questi risultati sono giusti disegnando le salite e le cadute di tensione sia nel primo circuito che nel secondo. Nel primo circuito la corrente incontra prima il generatore e poi le tre resistenze in serie. Ed eccolo qua, generatore e le tre resistenze in serie. Invece nel secondo circuito incontra il generatore, la resistenza interna e la resistenza parallela. Infatti eccolo qua, generatore, resistenza interna e il parallelo, questo. La corrente che scorre è 1,1 A e dopo diventa 1,32 A. Cominciamo con il primo circuito, c'è una salita di tensione di 126 volte dovuta al generatore. Poi applicando la prima legge di Ohm a ciascuna delle tre resistenze, calcoliamo le cadute di tensione ai loro capi. Per esempio R per I, 4,5 ohm per 1,1 A, fa 5 volte di caduta di tensione e così da 126 scendiamo a 121. Poi la corrente 1,1 A per 100 ohm fa 110 volte di caduta di tensione sulla seconda resistenza e così scendiamo da 121 a 11. E l'ultima caduta di tensione, 10 ohm per 1,1 A, sono 11 volt, quindi da 11 torniamo a 0 volt. Quindi il primo circuito con questi risultati funziona benissimo. Funziona anche il secondo circuito. Abbiamo i 126 volt di salita di tensione, poi stavolta dobbiamo fare 4,5 ohm per 1,32 A perché la corrente è diversa e fa 6 volt di caduta di tensione, una caduta di tensione leggermente maggiore di prima perché scorre più corrente. Da 126 scendiamo a 120, l'ultima caduta di tensione 90,9 ohm per 1,32 A sono appunto 120 volt e quindi il voltaggio torna a 0 volt. Tutto questo conferma che i risultati sono giusti.